Un altro passaggio importante che tu enfatizzi sempre, ma che è importante sia dal punto di vista umano, esistenziale, ma anche per la storia dell'ambientalismo italiano, è quello del passaggio in Parlamento, perché è stato un periodo felice in qualche modo per l'ambientalismo e interessante anche per te, immagino. Molto interessante per me. Dunque, la storia è questa. E quando una persona è abbastanza nota in un certo ambiente, si suppone che porti voti. E allora non mi ricordo quanto, ad una, in occasione della qualche elezione, mi hanno avvicinato gente del Partito Repubblicano, un'altra volta del Partito dei Democristiani, eccetera, e che vorrebbe candidarsi per il Parlamento, presentarsi come candidato. E alcuni molto chiaramente mi hanno detto: guardi, mica per vincere, sa, ma proprio così, perché così lei è noto, porta voti e così, eccetera. E a tutti questi ho detto di no. E nel frattempo il tempo era cambiato, e siamo già agli anni dell'austerità, eccetera. E lì mi ero avvicinato al Partito Comunista, non sono mai stato iscritto, però insomma capivo bene, avevo letto Marx, insomma, no? E poi Marx parla di merceologia, no? Il capitolo delle macchine è un trattato di merceologia. Engels e la dialettica della natura sono pagine di ambientalismo da copiare pari pari, no? E quindi insomma, un po' perché avevo letto, un po' perché mi interessava, un po' perché ero convinto che il Partito Comunista, anche per un cristiano, per un credente, fosse coerente, eccetera, e mi sono avvicinato al Partito Comunista. C'è stato un incontro prima al Fratocchi, ma presto, nel 71. Poi a poco mi hanno invitato a dei congressi, del partito, eccetera. Poi un bel giorno mi ha avvicinato un mio collega di Bari, che era Masiello, che aveva finito il periodo di deputato alla Camera, e mi ha detto: ti interessa presentarti come candidato? Dice: guarda, però che ti eleggono e è previsto che tu faccia parte di un gruppo che si chiama la Sinistra Indipendente, che non è il gruppo comunista. Ho detto: sì, mi interessa. Allora, vabbè, mi ha fatto tutte le pratiche di iscrizione, cioè, stiamo parlando del 72, 73, no? Cominciato, sì. Tutte le pratiche di iscrizione dal notaio, come si fa, no? Tutto pensato dal Partito Comunista, perfetto, organizzato. Cioè, ti fai la campagna elettorale, figurarsi, io ero a nozze, perché era la cosa più divertente che potessi fare. Ci vai a parlare qua e là, eccetera, va bene. E di cosa parlo? Dell'ambiente, no? Che è la salvaguardia dell'ambiente. E mi sono fatto la campagna elettorale più divertente nel 73, prima delle elezioni, un paio di mesi, andavo a fare un comizio al giorno. Il primo comizio che ho fatto, dunque, il collegio era la Puglia, era Mario, però dovevo lavorare Foggiano, Brindisi, dove capitava in Puglia e anche altrove. E insomma, il primo comizio che ho fatto era sotto la pioggia. Dice: no, non lo si può fare. Come non lo si può fare? Ma si fa il comizio sotto la pioggia con l'ombrello, eccetera. E poi ho fatto comizi dovunque, gli angoli delle strade, nelle scuole, dove capitava, insomma. Per una ventina di giorni facevo comizi tutti i giorni. E sempre con la completa assistenza del Partito Comunista. C'era sempre qualche compagno che mi veniva a prendere, che mi accompagnava, estremamente rispettosi, estremamente rispettosi non perché ero un professore, no? Ma perché ero un compagno, no? Certo. Ma questo era. E quindi era tutto organizzato, e quando sono state le elezioni, credo di aver stravinto, di essere arrivato primo, secondo, terzo, non mi ricordo. No, insomma, ho vinto, ecco. E poi un bel giorno dice: ti presenti in Parlamento. Va bene, non sapevo neanche cosa fosse, io al Parlamento non l'ho mai visto, non sapevo neanche come
organizzata. E allora poi ho fatto parte, c'era un gruppo della sinistra indipendente, bisognava essere in 20, ed eravamo tutti indipendenti, tutti eletti dal Partito Comunista, eccetera. E quello è stato un periodo, lì abitavamo già a Roma, e io andavo in ufficio tutte le mattine, con l'autobus, sempre andavo lì, commissioni, aula quando c'era da votare, si mangiava mensa lì, ed è stato faticoso, direi di limitata utilità pratica ai fini dell'ambiente, ma per me è molto importante. E di che cosa potevo parlare? Di merceologia, su che cosa potevo intervenire, quando c'era da discutere come fare il paniere dei prezzi, io potevo dire perché andava messo il pane invece del computer, del paniere dei prezzi, eccetera. E poi, e nel frattempo, siccome ero il compagno eletto, mi invitavano a tenere incontri. Questa è stata la parte più divertente. Per 9 anni ho girato tutta l'Italia. Poi, quando ci sono state le elezioni europee, mi hanno detto, dice, vuoi candidarti? Dice, sì, mi candido a condizione di non andare in Parlamento, no? E infatti, dice, vabbè, guarda, tanto va la Ceci, che era e aveva il collegio che andava dal Molise alla Calabria. Era il Mezzogiorno continentale. E anche lì mi sono girato tutto, tutta l'Italia. Da raccontare la mia storia. Una volta nel Molise, non mi ricordo, in qualche paese, e dice, c'è il comizio. Poi, sai, i comizi qualche volta c'erano 20 persone, qualche volta 5, no? Però io me le facevo tutte, se no avevano detto di farle. E una volta a uno di questi comizi qua, e dice, il comizio è disdetto. Cioè, perché c'è stato Tiananmen. Ma che cavolo ci importa noi di Tiananmen? Sono qua, siamo sotto le elezioni. Ogni ora, ogni minuto, ogni candidato, ogni voto è buono. E voi state a pensare a Tiananmen. Dice, ma sai, l'hanno detto dalla direzione. Senti, io il comizio lo faccio, è tanto quello che mi pare. E l'ho fatto. Appunto, a certo punto c'era gli stupidi, poi c'erano quelli bravi, e poi c'erano quegli avversari dell'ambiente, fermamente convinti. Ecco, a litigare, nessuno mi ha mai detto niente. Nessuno mi ha mai detto, guarda, questo è un argomento da non toccare. Quando facevo i comizi, nessuno in Parlamento mi ha mai detto questo non vuol dire. Anzi, certe volte ho fatto degli interventi con pollice, e con Pollice siamo stati amici, ma siamo... Pollice però non era in democrazia proletaria. Con Pollice, Tamino, Ronchi, abbiamo fatto delle iniziative insieme, interventi così. E poi con compagni comunisti, quando diceva firmi questa cosa, certo. Poco l'ho fatto anch'io così. Senti, il periodo in cui sei stato tu in Parlamento è stato il periodo in cui c'è stata la più forte rappresentanza, diciamo, ambientalista, perché c'era tanta gente, tra quelli dei Verdi, quelli indipendenti di sinistra, qualcuno nel PC, qualcuno nel... Direi la legislatura successiva, la seconda, che io ero insegnato. E alla Camera lì c'era Tiezzi, forse c'è Derna, sì, molti. No, nella nona, che era quella dove io sto alla Camera, era, no, c'era un piccolo gruppo, c'era Boato per i Verdi, credo fosse l'unico Verde, Pollice con Democrazia Proletaria, Tamino, e Ronchi, forse anche loro, con Democrazia Proletaria. No, che mi ricordi, no, eravamo un piccolo gruppo. Sì. E invece alla Camera c'è stato un grande afflusso, la decima legislatura dopo, ma io ero al Senato,
e lì ci si divertiva meno. Il lavoro è fatto da due parti, no? Quello che è direi di militanza, appunto interventi, poi incontri fuori. Quegli anni lì ho girato senza tregua perché dice il compagno vieni a Trieste, vengo a Trieste. E poi io mi divertivo, devo dire la verità, anche a muovermi. E poi invece il lavoro di routine, che è un lavoro d'ufficio, dice vai, discuti la legge sul tabacco. Andare a leggere tutta la documentazione sul tabacco, la Camera ti fornisce una parte di documentazione che nessuno legge, ma io per dire la mia me lo volevo leggere tutto e ho raccolto tutto, ogni spilla che veniva al Parlamento l'ho raccolta e spillata era. E allora quindi quello era un lavoro duro. Io ero in commissione, alla Camera ero la commissione agricoltura, perché non c'era ancora la commissione ambiente. E c'era da lavorare, perché quando dice con i pesticidi, con CIMA, poi i consorzi agrari, quando devi votare sui consorzi agrari devi andare a documentarti che cosa sono i consorzi agrari. E c'era da leggere, da studiare, è stato un lavoro intenso. E invece in Senato ero alla commissione agricoltura, però siccome eravamo in 15 mi pare e nessuno voleva, insomma nella divisione dice restava fuori Strehler, dice dove lo mettiamo Strehler? Io ho detto a me interessa andare all'ambiente. Dice Strehler dove lo mettiamo? C'è l'agricoltura, ragazzi. ci facciamo ridere dietro tutto il mondo. Strehler no, non ci andava mai, no? Però era formalmente la commissione agricoltura. Ho detto no, questo è veramente ridicolo, ci facciamo ridere dietro. Mettetelo all'ambiente, comunque la cosa. Io mi prendo l'agricoltura a condizione però che la commissione ambiente ci vada io. E allora me le facevo tutte e due. E pertanto non ci veniva mai, anche tutta la documentazione che lui aveva non arrivava mai, quindi bisognava che io mi arrangiassi a sapere in commissione ambiente che cosa si discute. E è stato un periodo abbastanza buono. Mi ha fatto una commissione sull'agricoltura collinare, un'altra sull'uso dell'acqua in agricoltura. Però appunto sai. Allora ripigliarti tutto, poi mentre i grandi gruppi hanno l'assistenza del gruppo, e cioè diretto dei funzionari che fanno, pensano a questo, noi dei piccoli gruppi separati dobbiamo arrangiarci, allora o rinunci, vai a quello che ti dice il gruppo, il PC di votare, o non vai a votare come alcuni facevano, o te lo studi, e io me lo sono studiato. E ho imparato un sacco di cose anche, sì. Non interessante, ma non felice. Non appassionante. Non appassionante, ero un lavoro, giove. Senti una cosa, quello è il periodo, o a Roma vi eravate trasferiti prima o in quell'occasione? Cioè per... Trasferiti quando Mario ha preso la maturità. Quindi prima? Prima, sì. Prima... Perché metà anni 70 a quel punto. Primi anni 70, sì. Anni 60. Sì, del 56. Perché lui voleva fare architettura. Allora... architettura non c'era a Bari, allora la va a fare a Roma, cosa facciamo? Stiamo, lui sta a Roma e noi qua, e con la scusa di dire stiamo vicini a Mario, abbiamo, ci avviciniamo di altri 400 km nella poveromo, ed effettivamente da allora riuscivamo, negli ultimi anni quando ero già in pensione riuscivamo ad andare quasi una volta al mese a Mario. Quello è stato proprio il periodo più felice
in cui anche appunto Mario, ma era un ton, però Gabriella appunto vivevamo proprio, poi ci divertivamo, andavamo in giro, andavamo per supermercati, si scherzava di tutto, quello è stato proprio il periodo, poi leggevamo, studiavamo insieme.